Right from the start, you were a thief, you stole my heart. Non sono passate molte settimane dalla seconda tappa dove sono riuscito ad ottenere la vittoria. Qui è un pochino più pedalabile, non ci sono salite, quindi è molto da spingere, qualche curva un pochino insidiosa, però il percorso sta asciugando, quindi domani prevedo una gara molto veloce. Il percorso, visto che è asciutto, malgrado ha piovuto tutta la settimana, quindi è un percorso molto veloce da guidare, perché ci sono comunque sia delle curve insidiose, quindi è necessario saper guidare bene la bicicletta. C'è questa splendida maglia alla Defender. Sì, una maglia bellissima, la maglia rosa, oltre al fatto che è il mio colore preferito, è una maglia veramente spettacolare. Ce la metteremo tutta. Siamo passati da un bosco all'interno di uno stadio, questo è il bello del ciclocross. Sì, si può trovare un po' di tutto, qui sicuramente c'è una struttura molto ampia che può ospitare partenza e arrivo, e il percorso è sicuramente più lineare, comunque qualche curva insidiosa c'è. E quindi sicuramente nei tratti più tecnici si riuscirà a fare un pochino di differenza. Federico, domani partirai con la maglia rosa, su che tipo di percorso ti dovrai difendere? Sì, domani partirò con la maglia rosa per l'assenza di Filippo e il percorso adesso devo ancora finire di provarlo, ma come prima impressione mi piace. È veloce, c'è da spingere e anche molto da guidare. Sicuramente un percorso molto veloce, anche se in alcuni tratti il terreno è un po' duro, quindi ci sarà da spingere di forza. Partecipare al Giro d'Italia Ciclocross è sempre una grande emozione. Assolutamente sì, dopo finita la stagione di strada avevo già detto che mi sarei venuta un po' a divertire da dove ho iniziato, e è un onore partecipare a questa competizione come sempre.